Pace a te, anche stamattina ci troviamo insieme e sia ringraziato il Signore che possiamo condividere insieme la Sua parola. Ci vogliamo mettere insieme, vogliamo guardare in alto, ma sempre più in alto, guardare verso il Signore. Cioè, tu ed i. Dobbiamo creare un filo diretto di comunione con Dio. Eh? Non, non ci dobbiamo adagiare come quando andiamo nelle chiese e come se andassimo al teatro oppure come se andassimo al cinema. Dobbiamo guardare lo spettacolo. Quando andiamo al Signore non è uno spettacolo. Ognuno di noi è un protagonista diretto. Tien presente che, nella misura che noi ci appressiamo a Dio, Egli si appressa a noi. Non è se siamo nella massa, siamo di più e perché siamo di più, allora siamo coinvolti anche se pensiamo un'altra cosa, anche se facciamo un'altra cosa. Nella parola del Signore, queste espressioni non trovano anche quando parla il popolo, un popolo di 3 milioni, 5 milioni, 10 milioni a tutta la terra, il messaggio va sempre personalizzato perché Dio non ci ha fatto in massa e non ne ha fatti di noi due uguali. Perciò abbiamo delle necessità diverse, nel DNA abbiamo altre cose diverse, abbiamo altre necessità e il Signore può rispondere ad ognuno. Perciò noi c'è un posto per noi che non lo può prendere nessuno e non lo può occupare nessuno, né davanti al Signore né nel suo servizio. Perciò dobbiamo anche se siamo tutti insieme ti può sembrare strano, ma è proprio così. Sia la salvezza, sia il battesimo nello Spirito Santo, sia come siamo fatti. È un poco come quando nevica. Quando nevica, tu vedi tutti quei fiocchi di neve che simmetricamente sono fatti allo stesso modo. Diciamo che la simmetria, la struttura per mantenere il fiocco è fatto allo stesso modo ma non ce ne sono due uguali. Non so se ti è capitato qualche volta de, quando nevica, ce ne sono di fiocchi che cadono, eh? perché certe volte dove, dove si faceva due metri di neve, mi ricordo nel 1956, due metri di neve, due metri e cinquanta, che c'erano dei paesi intorno a noi che abbiamo dovuto andare, per, uh, andare a vedere se erano vivi o morti. Erano stati chiusi 15 giorni che non si capiva nulla. Perciò sei singolo davanti al Signore stamattina. Sono singolo, non ce n'è un altro come me, non ce n'è un altro come te. Perciò siamo singoli. Io solo che ho ancora 65 anni di recupero ferie che non le ho fatte, però ho rimandato tutto nel cielo quando andrò insieme con tutti quelli che il Signore ha salvato, a causa di questa bella missione che Dio ci ha dato, allora me li faccio insieme con loro. Però adesso devono aspettare un poco perché abbiamo ancora da fare e abbiamo da fare anche stamattina. Mettiamoci insieme e leggiamo la parola del Signore. E avviciniamoci a Lui. Avvicinarsi a Lui vuol dire che quando sentiamo che quel che Egli ci fa comprendere è buono per noi, noi ci spostiamo nel fare, eh? nel mettere in pratica. Non basta pensare. Possiamo fare le cose quando le facciamo, anche senza pensare, producono molto di più di quando noi ci pensiamo solamente. Accostiamoci a Dio, è il messaggio di questa mattina e guardiamo nella parola del Signore come ci aiuta la parola a comprendere, soprattutto quando non riusciamo a comprendere le parole o la parola o l'insegnamento, nella sua parola abbiamo dei, delle, de, delle fotocopie di altri che si sono trovati dove siamo noi e ci fanno da guida. Benedetto sia il Signore. Leggiamo stamattina in Giosuè capitolo 24 verso 29. Un vecchio servo del Signore che ha passato la sua vita a servire Dio, è pieno di esperienza, prima che parte eh, vuole sistemare alcune cose. Vuole sistemare, vede il popolo di Dio che è venuto meno. E si preoccupa, si preoccupa perché il popolo aveva seguito Dio ed erano arrivati dove erano arrivati. Però lì continuare in quel modo non avevano futuro. E dopo queste cose avvenne che Giosuè, figliuolo di Nun, servo dell'Eterno, morì in età di 110 anni, diciamo che aveva una bella età. Dio ci deve aiutare. Ascoltiamo questo servo di Dio di una esperienza sovrumana, sovrumana possiamo dire anche soprannaturale, lucido, pieno di esperienza, chiama il popolo e gli dice qualcosa molto importante, un popolo che era stato guidato da Dio, che aveva superato molti ostacoli che era stato tirato fuori dalla schiavitù, però lì è traballante, vacilla, si trova in un territorio straniero, senza Dio e senza speranza come sta camminando, incastrato in un contesto dove i nemici sono tanti e si trova allontanato da Dio, ha preso le cose all'acqua di rosa, cioè ha incominciato a lascarsi a dilatarsi un po' come quelle maglie che si dilatano e non portano più calore, sono aperte e così si trova questo popolo. Lui è lucido, pieno di esperienza e dice al popolo di Dio, guardiamo nel verso 19, lo chiama e dice sentite, vi voglio dire qualcosa, vuole lasciare un'impronta prima che parte. E Gesù disse al popolo, voi non potete servire all'Eterno, perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso, Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Cioè, se voi perseverate, in questo modo perdete l'occasione di essere perdonati. Perché non solo sbagliate ogni giorno, ma non ne tenete neppure conto. Secondo voi così si cammina. E questa è la posizione di questo popolo. Evidenza quanto è bello per tutto quello che Dio ha fatto, ma dice di camminare con Dio. È una cosa seria. Questo vuole dire, co come cammini tu in parole diverse? vuole dire anche a noi stamattina, questo bel Giosuè. Ricordati che la, la, il nome Giosuè vuol dire Gesù, Joshua o Ishua. Gesù ha lo stesso nome, Dio salva, Dio salvava il suo popolo attraverso Giosuè, cioè nel senso che lo portava nella terra promessa. Gesù Ishua è il salvatore del mondo che salva a noi. Guardiamo nel verso 14 come spiega che è molto serio servire, camminare con Dio, ma ne vale la pena. Perché, perché era con un'unica offerta egli ha sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Ora Cosa dice in Ebrei 10,14? Che per noi che siamo nella dispensazione della grazia, non dobbiamo offrire i sacrifici come quelli del vecchio patto. Ci ha facilitato il compito in parole diverse. Quelli dovevano portare a ammazzare vitelli, capre, becchi, eh, perché loro intravedevano. Colui che doveva venire per togliere il peccato. Facevano quelle, quei, quei riti, gli erano stati ordinati da Dio, che prefiguravano la venuta del Messia. Una volta che il Messia è venuto, Gesù è venuto, un'unica offerta, egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. cioè noi il Signore ci ha favorito in un modo straordinario, gloria al Signore. Immaginati se avessimo dovuto andare a cercare vitelli, capre, mucche, pecore, in ogni chiesa, davanti a ogni chiesa: dei mercanti che vendevano questo è più buono, questo è il piccione che con tutti gli imbrogli che ci sono e eh, Dio ci possa liberare. Era un bello fastidio veramente. Dio ci ha semplificato la strada, gloria al Signore. L'incarnazione era predestinata fin dall'eternità, ma non era stata loro manifestata. Ed è pericoloso non seguire Dio. Questo gli vuole dire Giosuè a questo popolo. Guardiamo in Giosuè capitolo 24 verso 20. La loro posizione e la nostra posizione di gran lunga superiore. Dio ci è venuto incontro, Dio ha avuto compassione di noi, cioè ci ha dato quel che non meritavamo, si è mosso a compassione e ci ha dato la grazia. La grazia è qualcosa che noi non meritavamo e ce l'ha dato. Dio ha compassione e si abbassa per dare la grazia a noi, ci dà quello che non meritavamo. Guardiamo questo Giosuè. Quando abbandonerete l'Eterno e servirete dei stranieri, egli si volterà contro, vi farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tanto bene. È una reazione di Dio. Come dire, lo specifica pure Dio nella sua parola. Dice, mi stancai di questo popolo. Giurai mia che non sarebbero mai entrati nella terra promessa che gli avevo promesso. E' come dire: e Dio si arrabbia con un popolo che tutti i giorni gli fa il bene e quello continua a retrocedere anziché avanzare. Si accorsero che avevano messo in crisi il loro rapporto con Dio. Siamo umani e può succedere pure a noi. E chi di noi può dire io no? Stamattina siamo proprio come quelli che erano davanti a Gesù e che Gesù disse chi è senza peccato scagli la prima pietra contro questa prostituta. E il Signore se la ritrovò sola e disse Nessuno ti ha accusato, lei disse no, neppure io ti accuso, vai e non peccare più, cioè non continuare, se tu hai adesso un cuore riconoscente verso di me che ti ho perdonato, però tutti possiamo sbagliare, riusciamo a sbagliare, ma non lo fare di proposito, non continuare, questo ci dice pure a noi il Signore si accorsero che avevano messo in crisi il loro rapporto con Dio. Siamo umani e può succedere anche a noi. Avevano vanificato il patto che avevano fatto con Dio. Stavano restando senza Giosuè e senza Dio. Eh, perché Giosuè comunque teneva insieme 3 milioni di persone che continuavano ad avanzare, ognuno nel sue, ne, nelle sue aree, ognuno nelle assegnazioni che gli erano stati date. Un personaggio di quel genere che aveva quel rapporto con Dio era di grande aiuto, però a 110 anni non poteva permettersi di poter dire voglio restare ancora. Dio aveva detto che era arrivato e il popolo si trovava in crisi. Perché non aveva seguito Dio e perciò era senza Dio e non poteva seguire più Giosuè perché Giosuè era fatto vecchio. Un popolo allo sbando Dio ci deve aiutare. Stavano restando senza Giosuè senza Dio, erano smarriti, non avevano più davanti. Nessuna speranza, nessuna possibilità, perché perdere un leader come quello e trovarsi senza Dio, perché era l'unica loro risorsa, veramente non potevano fare niente più. Erano arrivati al capolinea, non dove si parte, dove si ferma, dove non c'è più linea, dove la strada finisce. In momenti particolari dobbiamo prendere decisioni appropriate. Tutti, quando succede un evento un po' particolare, bisogna correre ai ripari subito. In momenti particolari bisogna prendere delle scelte oculate, ma rapide, perché se si prolunga il tempo, Giosuè non c'era più e Dio non era più con loro. Guardiamo nel verso 23 del capitolo 4. E Giosuè disse, togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate, è bella questa parola, inclinate, c'è il telefono che fa rumore lì se lo puoi togliere, dove l'ho messo l'ho messo dall'altra parte su quella cosa lì. E inclinate è una parola bellissima perché dà proprio l'impressione come voler trasferire un albero che si inclina per girarlo nella direzione che. Noi abbiamo bisogno di inclinare il nostro cuore verso Dio, eh? perché si possa sviluppare. E inclinate il cuor vostro all'Eterno. Che è l'Iddio d'Israele. Le testimonianze di chi ha conosciuto Dio ci aiutano e questo popolo aveva dei ricordi bellissimi di chi prima di loro aveva inclinato il proprio cuore verso Dio in momenti di difficoltà e questo è uno dei loro antenati, Giacobbe. Guardiamolo insieme dove succede questo fatto a Giacobbe, perciò può succedere pure a noi. Quello che è importante però è che prendiamo la giusta, nella posizione che ci troviamo, prendiamo la giusta piega. Leggiamo insieme in Genesi 35,1 Il Dio disse a Giacobbe è molto importante qui la posizione perché Giacobbe veniva fuori da una vittoria avuta con il suo fratello che lo voleva far fuori. E l'umiltà di Giacobbe, con l'aiuto di Dio, che cambiò Giacobbe, era vivo per miracolo, perché il suo fratello aveva un esercito che era partito per far fuori quella famiglioccia di 70 persone, 50, 60, 70 persone, era partito con 400 soldati per distruggerlo e non vederlo mai più, dopo 20 anni che non si vedevano, tanto che si volevano bene. Quando il Dio nella notte apparve a Giacobbe e lo incoraggiò e gli lo, lo benedisse, cambiarono le cose. Il suo stato di salute spirituale non era granché. Allora Dio gli disse, Dio disse a Giacobbe: levati e vattene a Betel, dove gli era apparso, dove lì aveva stabilito un luogo di adorazione perché Dio gli era apparso lì, dimora qui, e fai un altare a Dio che ti apparve quando fuggivi dinanzi al tuo fratello. Esaù, guardiamo. Dio richiede un ritorno serio quando, quando ci, ci chiama il Signore. Non possiamo dire: Vabbè, poi se ne parla, Dio non ti preoccupare. Sì, sì, ci pensiamo e ci fermiamo lì. No, perché poi quando siamo in difficoltà abbiamo bisogno di prendere decisioni vere. Guardiamo nel verso 2, cosa fa Giacobbe Grazie, Signore, per la tua parola. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia, a tutti quelli che erano con lui: Togliete gli dei stranieri che sono fra voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Un senso di cambiamento totale, radicale. Col passare del tempo, in questi popoli, facilmente subentrava la idolatria che Dio vietava. Quando bisognava andare a Dio, allora bisognava fare una revisione totale, re, rivedere tutta la posizione e non si poteva scherzare perché doveva esserci un taglio con una ripartenza totale. Dio così richiede. Questo fatto che dovevano togliere tutte le statuette che si portavano dietro a mano, ognuno il suo cornicino, cornicello, e la sua, il suo orecchino con la immagine vicino di Porta Fortuna, tutte quelle miserie che vediamo ancora in giro nella nostra bella Italia, ma infettata da questi malesseri di cose che sono superstizioni e idolatria. Purificatevi, dice il Signore, cambiatevi i vestiti. Cioè, cambiare i vestiti voleva dire il cambiamento come uno spogliarsi del vecchio, come se tutto quello che avevano era infettato con un cambiamento radicale. Un poco se noi lo vogliamo guardare, uno spogliarsi del vecchio, come noi cristiani quando facciamo il battesimo abbiamo bisogno di protezione, abbiamo, sentiamo il bisogno di un intervento divino e allora accettiamo e partiamo subito come dire voglio morire alla vecchia vita, voglio cominciare un cammino nuovo con il Signore. È uno spogliarsi, morire alla vecchia vita e camminare in novità di vita con il Signore. Un taglio netto, gloria sia resa al Signore. Perché? Perché... Anche lì Giacobbe si trovava in un territorio straniero dove intorno aveva tutti i nemici e aveva bisogno della protezione divina. Dio lo aveva aiutato, ma aveva ancora bisogno perché lo aveva aiutato con il fratello, ma intorno erano tutta gente che gli voleva male e dato che erano idolatri avevano anche forse incontro un credente che era Giacobbe. Giacobbe non era un santo, era un imbroglione, ma comunque era uno chiamato da Dio che dovette poi cambiare. Noi eh, quando abbiamo un incontro con il Signore, il Signore ci trasforma, ci cambia e ci aiuta. Perché aveva bisogno. Come noi cristiani e il battesimo abbiamo bisogno di protezione e guardiamo dopo che Giacobbe ha fatto questo passo di ubbidienza verso Dio, nel verso 5 dello stesso capitolo subito vediamo Dio che entra in azione per proteggere col suo potere colui che è ubbidiente a ciò che Dio gli ha detto. E poi si partirono e un terrore mandato da Dio invase le città che erano intorno a loro, talché non inseguirono i figlioli di Giacobbe. Questo è importante da sapere. Noi abbiamo bisogno di aiuto dal Signore, noi abbiamo bisogno di protezione spirituale, noi abbiamo bisogno di essere protetti da Dio. Quando noi prendiamo sante decisioni per camminare con Dio, Dio ci dimostra subito il suo potere che entra in azione per esserci di aiuto. Stava attraversando Giacobbe momenti particolarmente difficili, però sa che c'è un grande rifugio, un grande protettore, una grande protezione che viene da colui che lo ha chiamato, che è Dio. Ebbene, questo è bello. Tanto è forte questo evento nella vita di Giacobbe che tutti i discendenti di Giacobbe si ricordano che quando le cose non funzionano devono fare allo stesso modo, tornare a Dio. In realtà Giosuè che cosa fa? Dice la stessa cosa, perché quando noi torniamo a Dio, ecco il risultato. Si partirono. Dio lo aveva fatto superare la difficoltà del fratello, ma in un secondo tempo spande intorno a Giacobbe una protezione potente. Un terrore mandato da Dio invase la città, le città che erano intorno a loro, talché non inseguirono un gruppetto di persone che si trasferivano attraverso confini di altri popoli per avanzare, ma che nessuno li toccava. Come dire, lasciamoli stare perché quello è un popolo pericoloso, quello è piccolo, è, è piccolo è, è, ma vale tanto, un po' come il popolo di Israele, è un lembo di terreno quanto la Sicilia, ma comunque regge in tutto il Medio Oriente, li tiene a bada e dobbiamo dire che ci aiutano pure a noi. Perché quando la maggioranza dei musulmani, l'ho già detto un'altra volta, ci vedono come i loro nemici avrebbero fatto arrivare su noi già dei missili e compagnia. Sapete perché non arrivano da noi? Perché hanno paura di Israele, che è come una siepe che ci protegge dal vento. Ne beneficiamo anche noi, perché Dio ci ama. La stessa cosa noi possiamo avere la protezione divina. Questi esempi ci aiutano e perché sono stati già collaudati. Quando noi parliamo di cose che sono già accadute, abbiamo la garanzia che Dio fa allo stesso modo. Quando noi facciamo allo stesso modo, Dio ci deve aiutare. Abbiamo bisogno di protezione anche noi. Come questi anche noi siamo venuti meno. Ma questa volta noi non abbiamo Giosuè che è fatto vecchio e restiamo senza Giosuè e senza Dio. Noi abbiamo, abbiamo Gesù il Grande, che è l'anziano, che è il grande, che è, è quello eh, senza inizio e senza fine. Il pastore che ora ha un posto speciale, non è in un posto di seconda classe, è al timone e lo stesso nome Giosuè si dice anche per Gesù, Ishua, joshua e così via. Gesù lo vediamo nell'Apocalisse e leggiamo. In Apocalisse capitolo 7 verso 17 che ci parla. Gesù viene raffigurato come il pastore. Prima che cerchiamo l'Apocalisse vuoi mettere quel pastore che pascola le pecore e noi siamo le pecore. Stamattina non ci sta parlando Giosuè, ci parla un altro Giosuè. Vedi quelle pecorelle che sono là dietro. Fratello, sorella, la vedi? Quella è una di noi, vedi c'è l'agnellino, quell'altro che dorme, è il Signore che è, eh, ci porta avanti piano piano. E stamattina non è Giosuè che ci parla, stamattina è Gesù che ci parla, il nostro pastore. Leggiamo insieme in Apocalisse 7, 17. Come viene descritto e come ci parla e ci fa vedere cose belle. Perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà le sorgenti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Noi piangiamo, noi abbiamo difficoltà. Noi ci sentiamo pesanti. Il Signore Gesù è colui che ci porta verso le sorgenti dell'acqua della vita. Abbiamo bisogno di tornare a Lui. Lo vuoi rimettere, Michele? che ci porta avanti come Giosuè e vediamo che non ci stressa quando cammina. guardate, queste pecore non sono per niente stressate. Eh? Guardali, sore, frate, guardali. Ti accorgi che sono come noi, ste pecore? Stanno tranquille, perché hanno un pastore che li cura in un modo speciale. Questa è l'immagine che siamo noi quando seguiamo il nostro buon pastore camminiamo perché lui ci porta avanti nella giusta direzione. Saremmo pure venuti meno, ci troviamo pure come Giacobbe, ci troviamo pure come quel popolo che era venuto meno, però il nostro buon pastore questa mattina ci parla ancora e ci vuole dire cose belle che ci porta come Giosuè, ci pastura, ci protegge. Anche noi siamo venuti meno come Giacobbe ed anche come il suo popolo. Dio sa che siamo deboli come loro, ma seppero approfittare dell'occasione che gli veniva offerta. Giacobbe seppe approfittare del momento particolare. Vedi la parola del Signore? È ci aiuta a fare che cosa? Quando non comprendiamo bene, ci porta esempi di persone che si trovavano in condizioni un poco anomale, come ti trovi tu e io lungo questo cammino, questo pellegrinaggio, e ci aiuta a prendere decisioni serie. Guardiamo cosa dice Giosuè nel capitolo 24, verso 21 a questo popolo. Giosuè aveva detto che non potevano che loro prendono una decisione. Il popolo disse a Giosuè, no, no, noi serviremo l'Eterno. Si accorsero che erano arrivati al capolinea e presero una santa decisione. <ride> stai attraversando qualche momento particolarmente difficile come Giacobbe, come quel popolo. Stamattina il Signore ha messo questo davanti a noi per dire che il Signore Gesù Cristo stamattina ti parla, che per lo Spirito Santo è davanti alla tua coscienza per farti comprendere che se torni a Lui, come hanno fatto questi le cose cambiano. Noi serviremo all'Eterno. È una decisione che noi dobbiamo prendere. Io ti voglio dire stamattina come lo faccio io, io lo faccio con tutto il cuore. Noi serviremo l'Eterno. Diglielo al Signore. Dici, Signore, noi serviremo l'Eterno. Giosuè già aveva detto: Io e la casa mia serviremo all'Eterno. Ma è importante prendere un impegno davanti al Signore. Non possiamo solo pensare di essere così, proprio dire col cuore al Signore: chiudi gli occhi davanti al Signore, di: Signore, io ti voglio servire. Perché so che tu solo mi puoi aiutare. E il Signore li aiutò, il Signore aiutò Giacobbe, il Signore mise una protezione per Giacobbe. Tu se stai attraversando un momento particolare, può essere che ti sei allontanato, come succede a me, che veniamo meno, noi non riusciamo mai a mantenere. Ma il Signore stamattina vuole che tu prendi una decisione, davanti a lui alzi la, sua, la tua mano e dici Signore io. Ti voglio servire, io oggi mi do a te, oggi rinnovo il patto mio con te, Signore, perché so che solo tu mi puoi aiutare. Abbiamo bisogno di esporre cosa intendiamo, cosa vogliamo fare. Diglielo ad alta voce, Signore, io ti voglio servire. Oggi prendo un impegno davanti a te. Guardiamo nel verso 22. Gloria al Signore. E Giosuè disse al popolo, voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelto l'Eterno per servirgli. Quelli risposero, siamo testimoni. Tu puoi dire stamattina davanti al Signore una cosa importante, Signore, io sono testimone davanti a te. Che ho scelto te, che voglio camminare con te. La testimonianza nell'Avocalisse c'è scritto che la loro testimonianza li portare, furono salvati per la loro testimonianza. Tu questa mattina testimoni davanti al Signore: Signore, io ho scelto te. Sia, sono testimone davanti a te. Un patto serio. Una decisione presa col cuore. Signore, io ti voglio servire, io voglio camminare, io sono testimone davanti a te che oggi faccio un patto per camminare e servire te, Signore. Diglielo con tutto il cuore, diglielo ad alta voce perché la parola conferma ciò che c'è nel cuore. Viene come sigillato questo patto che tu fai davanti al Signore e gli chiedi, Signore. Io oggi prendo questa decisione per camminare con te. Benedetto sia il Signore. Guardiamo nel verso 24. Signore, grazie. Il popolo rispose a Giosuè: L'Eterno è il nostro Dio, e quello che serviremo, e alla Sua voce ubbidiremo vogliamo rispondere così pure noi stamattina sorella fratello vogliamo dire davanti al Signore stamattina l'Eterno è il mio Dio l'Eterno è il mio Pastore è quello che io servirò e ubbidirò alla sua voce dilla ad alta voce davanti al Signore Signore tu sei il mio Dio io ti servirò e ubbidirò alla tua voce. Basta cedere gradualmente i nostri cinque sensi naturali ed egli ci arricchisce con i sensi spirituali dal poterlo servire. Confessalo con tutto il cuore e digli, Signore, io ti servirò e ubbidirò alla tua voce. Oggi, Signore, te lo confermo, rinnovo il mio patto con te. Ti voglio seguire, ti voglio servire. Guardiamo nel verso 27. Così sono state fatte le svolte, le grandi svolte che sono state fatte delle persone che hanno incominciato o abbiamo cominciato a camminare con Dio. Senza una decisione non siamo andati da nessuna parte. Il Signore vuole una decisione. Oggi è l'ora della decisione per te, per me. E Giosuè disse a tutto il popolo, ecco questa pietra sarà una testimonianza contro di noi, perché essa ha udito tutte le parole che l'Eterno ci ha dette. Essa servirà quindi da testimonio contro di voi, affinché non rinneghiate il vostro Dio. Non aveva cos'altro metterci Giosuè? ci mise una pietra, come se quella pietra avesse ascoltato la decisione che il popolo aveva preso. Può una pietra udire? No, ma era una testimonianza che ogni volta che passavano vicino a quella pietra si ricordavano del patto che avevano fatto col Signore. Questo sistema aveva già... Funzionato perché quando attraversarono il Giordano, Giosuè disse prendete dodici pietre dal fondo del Giordano e metteteli fuori l'una sopra l'altra e prendetene dodici da fuori e metteteli nel letto del Giordano. E negli anni a venire, quando i vostri figli vi diranno che servono queste pietre, Giosuè disse, voi spiegherete che un giorno siete passati per il fiume asciutto che Dio lo aveva aperto davanti a loro e che queste pietre vengono dal letto dal fiume come testimonianza per i vostri figli che un giorno Dio non solo vi ha fatto passare dal mar rosso, Abbiamo fatto passare anche il Giordano quando era in piena per l'asciutto. Testimonianze, ricordi, ramemorazioni, ricordanze. Noi abbiamo bisogno di ricordare quando rinnoviamo il patto col Signore. Oggi rinnoviamo il patto col Signore. Signore, noi stabiliamo oggi. Oggi ti promettiamo che ti vogliamo servire. Oggi Signore io mi prometto di, fare, di cominciare una vita nuova con te. Oggi voglio rinnovare il patto. Forse l'hai fatto 40 anni fa, 50 anni fa, ma per la strada ci siamo trovati un po' come Giacobbe, un po' come il popolo, siamo venuti meno. Ma oggi vogliamo ristabilire il nostro patto col Signore. Perché quando Giacobbe lo fece... Immediatamente dal verso 2 che abbiamo letto di Genesi eh, 35 al verso 5, già Dio aveva cambiato le cose. Dio vuole cambiare le cose nella tua vita, nella tua casa. Ma desidera anche che tu ed io prendiamo un impegno per dire: Signore, oggi io ti prometto, oggi, Signore, voglio mettere un segno, voglio mettere. Un, voglio fare un patto? Io non so che cosa, dove lo puoi mettere tu a casa tua. Forse anche se prendi un pezzo di carta lo scrivi oggi, la data, dici io ho fatto un patto col Signore che forse dietro alla tua Bibbia, se hai un, un nuovo testamento vai là e ci scrivi. Oggi che ogni volta che tu lo vai a rileggere dici io oggi ho fatto un patto col Signore che voglio ritornare a lui perché ho bisogno della sua protezione, del suo aiuto, perché senza Dio Giacobbe non aveva futuro, senza Dio il popolo non aveva futuro, Mosè non c'era più, le cose che ci circondano, ma il nostro patto fatto con il Signore, quello, il Signore c'è sempre, abbiamo visto Gesù a che posizione ha ed è, sarà sempre Lui il tuo e il mio buon pastore, Dio ci deve aiutare. Glielo vogliamo confermare con un canto che è il 701, lo cantiamo insieme, la vita mia per te spendere vorrei, il tempo mio da a te. Dare io vorrei, ma poi non ci riesco se tu non sei con me. Benedetto sia il Signore. Lo cantiamo insieme e sia questa la tua dedicazione a Dio, la tua voglia di cominciare oggi. La vita mia per te spendere vorrei, il tempo mio a te dare io vorrei, ma poi non ci riesco se tu non sei con me. Più in alto no, salire, io non so. 701 Michele. Tutti i problemi miei, il Signore li conosce i tuoi problemi, Lui li sa. Quello che non va, ciò che ti turba un po', tutto affido a Lui. Ah, dobbiamo andare con tutto il cuore. Scriviti oggi, è l'ora che stai facendo questo patto col Signore sul tuo nuovo testamento. Nella prima pagina, sulla tua Bibbia, nella prima pagina, prendi un impegno serio col Signore, decidi con tutto il cuore di cominciare un cammino col Signore. Vedrai che man mano è come un'alba nuova che comincia nella tua vita, un qualcosa di speciale. Man mano che tu leggi poi la sua parola... E ti ricordi ogni giorno che hai preso un impegno con il Signore, il tuo impegno, il tuo patto col Signore ti permette di vedere che Lui arriva con tutto il suo potere. Forse dopo rileggiamo cosa successe a Giacobbe quando ubbidì al Signore. Cantiamo questo canto insieme, cantalo col cuore, che sia la tua preghiera, la mia preghiera, mentre lo cantiamo insieme. Alleluia, benedetto sei, Signore. Gloria al Signore. Grazie Signore. Fai una cosa. Prendi il tuo Nuovo Testamento o la Bibbia. Davanti c'è un foglio libero. E scrivi oggi 27/6/2018 Ho rinnovato Il mio patto con il Signore. Michele, lo vuoi scrivere sulla, sul display? Oggi ventisette, Ho rinnovato il mio patto. Con il Signore. di servirlo con tutto il cuore e ci metti la firma Petrone Cataldo. Prendi un impegno serio col Signore. Lo hai finito di scrivere? Dove sei arrivato? Tu mi segui. Oggi 27-6-018-2018. Ho rinnovato il mio patto con il Signore di servirlo con tutto il cuore. Petrone Cataldo. Giosuè scriveva per confermare quello. Che veniva dichiarato. Così quando apri la parola del Signore, vedi, quando apri la parola del Signore ti ricordi che hai fatto un patto col Signore e dici Signore permettimi di continuare a avere la possibilità di avere comunione con Te. Perché Dio cambia le cose, comincia un cammino con il Signore, lui non ti chiede grandi cose. Un impegno serio. Signore, oggi io rinnovo il mio patto con te. Diglielo ad alta voce, col cuore e te lo scrivi a qualche parte così ogni volta che vai a leggere, dici ah, ho fatto un patto col Signore. Signore, io sono ancora tuo, io sono ancora tuo, io sono ancora tuo. Mica hai fatto. oggi ci hai messo Michele bravo allora oggi 27.6 27, Michele tanto sole abbiamo tempo non ti preoccupare basta che ci mettiamo il cuore credo che Giosuè non fece troppo in fretta a fare quello che doveva fare l'importante è che lo fece Oggi 27-6-2018 ho rinnovato il mio patto con il Signore di servirlo con tutto il cuore. Grazie, Signore. Lascialo per un attimo che lo, lo possono scrivere. Segnatelo e scrivitelo poi in bella copia. Magari prendi un foglio e poi te lo scrivi sulla Bibbia, sul Vangelo. Un ricordo speciale di un giorno speciale che hai cominciato un cammino rinnovato dal Signore con la sua presenza e Lui apprezza questo perché nella sua parola troviamo che è stato fatto e vuol dire che se Lui ha permesso di essere fatto così è un tracciato che funziona e funziona anche per noi. Se lo hai messo? Allora te lo ripeto, oggi 27-6 2018 ho rinnovato il mio patto con il Signore di servirlo con tutto il cuore. E adesso vogliamo pregare insieme una preghiera che la diciamo insieme ad alta voce. Michele vuoi mettere la preghiera adesso, Padre Dio? Ed ora preghiamo insieme questa preghiera, con tutto il cuore davanti al Signore, ad alta voce dove sei? Facciamo professione di fede vicino al Signore, gli parliamo a cuore aperto. Padre Dio, io sono un peccatore e perdona i miei peccati. Io credo che Gesù morì per me e per il suo sangue sono perdonato. Tu, o oh Gesù, non ricordi più i miei peccati e ti chiedo di vivere in me, nella mia vita. Dammi un cuore nuovo. Prendi la mia vita nelle tue mani e fa che io faccia di te il signore della mia vita. Amen. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Ci vediamo questa sera alle 19:30 per la preghiera e continuiamo a camminare con il Signore. Siamo un grande popolo, sempre fatto da singoli. Ognuno di noi è importante agli occhi di Dio e continueremo a camminare con il Signore che continua a sorvegliare su di te e su di me, continuiamo questo cammino di fede che abbiamo intrapreso. Continua a pregare per noi, noi preghiamo per te, sosteniamoci a vicenda. E se lo Spirito Santo ti mette nel cuore di sostenere anche questa opera perché vogliamo raggiungere ogni giorno un po' di territorio in più ed abbiamo bisogno del tuo sostegno finanziario, se lo Spirito Santo ti mette nel cuore di sostenere questa opera, il numero di conto corrente è il 31 25 709. Puoi scriverci per scaricarlo in contabilità, offerta, tv. Andiamo avanti insieme col Signore. Egli ha un grande popolo ed è un grande Dio e noi continuiamo in questa scia insieme con il Signore. Ci vediamo questa sera alle 19.30 per la preghiera e continuiamo a perseverare nel cercare e camminare con Dio. L'unica fonte di salvezza e di benedizione. Dio ti benedica a questa sera.